Scenari apocalittici e panorami post-industriali, acqua e natura. Accanto ai ritratti a tinte forti delle celebrities, David LaChapelle, al Palazzo delle Esposizioni di Roma, presenta la parte più onirica di sé. La svolta spirituale è avvenuta 9 anni fa, dopo aver visitato la Cappella Sistina. Questa epifania ha portato l'artista ad abbandonare il mondo della moda e delle riviste patinate per dedicarsi a tematiche più profonde e concettuali. Dopo il diluvio, questo il titolo evocativo della grande mostra con cui LaChapelle torna ad esporre in Italia dopo 15 anni. Oltre 100 opere tra creazioni inedite e capolavori esposti per la prima volta in uno spazio museale. The Deluge è stata la prima opera che ho fatto dopo aver finito di lavorare per diverse riviste. Da quel momento sono tornato ad esporre nei musei e nelle gallerie d'arte. Questo era il mio sogno ed era anche il punto da cui ero partito negli anni 80 a New York. After the Deluge raccoglie tutte le mie opere degli ultimi 20 anni. After the Deluge, after I made that image. Fino al 2006 LaChapelle era molto più orientato verso il lifestyle e la vita delle celebrità, e quindi anche i suoi lavori erano di questo tipo. Era influenzato dalla tipologia di vita che faceva all'interno delle riviste in cui lavorava. Ma poi c'è stata una rottura molto forte nella sua carriera. Lui ha detto: voglio seguire la mia vena artistica, quindi abbiamo iniziato con After the Deluge per creare opere in serie con idee artistiche, mentre in precedenza LaChapelle lavorava prettamente ad opere individuali. Le nuove hanno dietro un topic comune. Il modo migliore di guardare la mostra è quello di cercare di entrare dentro le opere, prendersi il proprio tempo ed entrare in tutti i loro dettagli. Ad esempio, se si guardano i fiori, ci sono così tanti dettagli attaccati l'un l'altro che ad osservarli bene si possono anche legare al titolo dell'opera. E questa può essere un'esperienza eccitante. Una retrospettiva monumentale tra le più vaste e complete dell'artista, lanciato da Andy Warhol. Così, nella suggestiva cornice capitolina, le opere inedite dialogano con i lavori che hanno consacrato l'artista alla fama internazionale. In mostra gli iconici ritratti delle celebrità del mondo della musica, della moda e del cinema. E ancora, scene con tocchi surrealisti basati su temi religiosi. Un'occasione per riflettere anche sul significato della natura e dell'arte stessa nel percorso personale e professionale del fotografo. Per me la natura è un posto dove ritrovare la solitudine, importante da provare perché spesso siamo distratti dai rumori della città. La natura è un posto dove ritrovo la pace e soprattutto l'ispirazione. È essenziale per l'umanità e per un mondo civile fare arte, e per quanto mi riguarda non saprei che fare di me stesso se non creassi. Penso che l'arte sia necessaria ed è una delle cose più importanti per la cultura e per la società. Non immagino un mondo senza arte o musica, senza la musica dei Beatles o di John Lennon, Leonard Cohen, Nina Simone, o un mondo senza l'arte del Rinascimento. Non possiamo creare la natura, ma possiamo creare l'arte. We can create art. Man cannot create nature, but he can create art. In catalogo anche Rapture of the Grape, l'opera site specific che LaChapelle ha concepito dopo la visita presso la cantina Rocca di Frassinello, tempio del vino immerso nelle colline maremmane progettato dall'archistar Renzo Piano. Il lavoro di LaChapelle, in esposizione permanente nella tenuta toscana, è diventato l'etichetta di un'edizione limitata di bottiglie dell'azienda. Mi è stato chiesto di creare una bottiglia, così sono andato nel vigneto e sono stato ispirato dall'amore e dalla passione che viene messa in questo mestiere. Tutto quello che rappresenta l'idea romantica di assaggiare il vino mi ha travolto. Le persone si innamorano della passione che c'è nel fare il vino e di tutte le cose bellissime che ciò rappresenta.
La sensualità, ad esempio, è una delle cose più belle della vita. La suggestiva terrazza dell'hotel Regina Baglioni ha ospitato il cocktail di presentazione della Limited Edition della tenuta. Una serata d'eccezione che ha visto la partecipazione di ospiti illustri, dall'attrice Isabella Orsini alla famiglia Astaldi, dalla figura di riferimento dell'enologia italiana Luca Maroni all'attrice Yvonne Shaw, fino all'ambasciatore Gianfranco Giorgolo. In onore della mostra a Roma dell'artista La Chapelle abbiamo organizzato un evento all'interno della nostra Roman Penthouse Suite del Regina Baglioni, dalla quale si può godere di un panorama incredibile a 360 gradi sulla città. La scelta nasce dal connubio di eccellenze, l'arte, il vino, l'ospitalità, quindi tutti i valori che hanno reso l'Italia un paese conosciuto e stimato in tutto il mondo. È una delle cose migliori della vita assaggiare il vino. Imparare tutto sul vino è stato veramente di ispirazione per me. Quando bevo il vino, ora lo apprezzo in modo diverso. Sento tutta la passione che c'è dentro e rivedo tutte le persone che ci lavorano e l'arte che c'è nel farlo. Roma è una delle città più romantiche nel mondo. È una delle mie preferite, anche se non sono un vero e proprio fan delle città in generale. Ma su Roma ho dei ricordi bellissimi. Il mio primo viaggio di lavoro è stato da New York a qui quando avevo solo 20 anni e anche la mia prima mostra è stata qui. Questo ha creato in me dei buonissimi ricordi su questa città. È anche il luogo di nascita del Rinascimento. La amo. Amo Roma. Io adoro David LaChapelle, lo considero un grandissimo fotografo, forse il più grande di questo tempo. E è molto bello conciliare la bontà del vino che ho gustato, veramente è molto molto buono. Mi viene dalla Maremma Toscana, quindi dall'Italia, sono fiera di essere italiana. E quindi questo vino bellissimo e buonissimo ha le immagini di David LaChapelle, quindi un ottimo binomio. L'arte si può esprimere in tante forme, quindi può essere vino, può essere foto, può essere opere d'arte di tutti i tipi, quindi scultura, può essere un bel tramonto, può essere una bella persona e quindi è veramente un binomio meraviglioso. Quando l'eccellenza dell'arte incontra quella del vino, non resta che brindare alla creatività.